pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato. Continua a coltivarla e ad arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colline. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiati. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tiro. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece aceri aceti. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto aceri aceti. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né mangiata e vi cresceranno rovi e prugne. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. Thank you.
pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola.
assunti. Nino resta in piedi, inizia il rito della professione perpetua con una chiamata. Antonino pensa bene. Eccomi. Fratello carissimo, che cosa chiedi a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiedo di perseverare fino alla morte nel servizio del Signore nella compagnia di Maria. Prendiamo grazie a Dio. Buonasera a tutti e benvenuti a questa celebrazione. Come avete sentito, insieme ai riti, all'ascolto della parola di Dio, a quanto celebreremo come ogni domenica nella Santa Eucaristia, oggi è introdotto un momento nuovo. Un fratello di questa comunità è stato chiamato per nome, come il giorno del suo battesimo, dove altri per lui hanno pronunciato la professione di fede, i suoi genitori, la sua famiglia. Oggi, personalmente, proprio grazie a quel dono del battesimo, egli ha risposto il suo eccomi alla chiamata del Signore per un servizio nuovo di tutta la vita, nella Chiesa e per il Regno di Dio. E pertanto vogliamo anzitutto ringraziare Dio che, mentre noi guardiamo questo nostro mondo con gli occhi a volte preoccupati, il cuore segnato da tensioni, da fatiche, Dio non abbandona mai la sua vita. Sembra che a volte la cattiveria degli uomini, come abbiamo ascoltato poco fa nella parabola, possa giungere a uccidere i servitori, addirittura il figlio del padrone, Dio non abbandona. È qui presente in mezzo a noi, non per venire a punire, ma per ricordarci e ricondurci ancora una volta verso quello che è il senso profondo della nostra vita. La vigna appartiene al Signore. La nostra storia, la nostra umanità, la nostra vita è dono di Dio e a Lui appartiene. Ed è in questa direzione che allora possiamo cogliere la bellezza e la speranza che la vita ci pone innanzi ogni giorno. Se ci fermassimo a guardare a noi stessi, alla storia, alle vicende, il nostro occhio, la nostra vita, avrebbe mille ragioni per essere tristi. Ma siamo chiamati ad alzare lo sguardo e in quella voce che oggi si è elevata chiamando un nostro fratello, vi è la voce di Dio rivolta a tutti noi e a tutti noi egli indica ancora una volta percorsi di speranza. La parola di Dio, in queste ultime tre domeniche, si è soffermata in maniera particolarmente profonda sul tema della vigna, ora per indicarci la chiamata di Dio che giunge a tutte le ore, ora per dirci che Dio attende una risposta attraverso la nostra vita che va al di là delle intenzioni di un momento per costruire fedeltà, ora per ricordarci che in questa vigna noi siamo chiamati ad essere collaboratori del Signore, a lavorare perché porti frutto, non per un Dio, un padrone che vuole renderci schiavi, ma che mediante il servizio, l'obbedienza a Lui, dà ricchezza a tutta la nostra vita. E qui pertanto noi in questa domenica siamo tutti invitati a ricordare questa chiamata che si esprime qui in mezzo a noi attraverso le diverse vocazioni, le risposte nelle quali non è importante che esista uno migliore di un altro, è importante la fedeltà a Dio, all'unico Signore che davvero dà senso alla nostra esistenza. Vogliamo soffermare la nostra attenzione proprio sull'avvenimento che tra breve celebreremo. Abbiamo voluto celebrarlo qui, in questa parrocchia, per diversi motivi. Certo, Nino per la sua formazione, per motivi vari, ha seguito nella parrocchia qui vicina di Santo Stefano di Nicea, dove ha fatto il percorso di ministrante della Legione, attraverso alcune scelte della sua vita. Ma qui, in questo territorio,
oggi abbiamo voluto ricordare l'appartenenza di Nino a una vocazione particolare legata alla Vergine. La Legione di Maria lo ha aiutato a scoprire ciò che in questa parrocchia è celebrato la Beata Vergine del Monte Carmelo, che è la patrona di questa comunità. E la scelta di questo giorno, per qualche verso casuale, è andata a coincidere proprio con il giorno in cui ricordiamo la Beata Vergine del Rosario di Pompei, proprio perché questa scelta anzitutto si pone nelle mani di Maria, come insegna il padre di Montfort, perché Maria la accolga nelle sue mani e la presenti al Signore come dono gradito, e il Signore accoglie oggi questa consacrazione. Che cosa vi è in una professione perpetua? Mi interrogavo per cercare di spiegarvi, potrei dirvi senz'altro vi è l'impegno di tutta la vita nei voti di castità, povertà e obbedienza, dove ciascuno di noi comunque è chiamato a vivere i consigli evangelici, ma il consacrato li vive in maniera tutta particolare. Ma dentro questi tre doni vi è un sì di totale donazione a Dio. È sicuramente una manifestazione che passa dalla povertà, dall'obbedienza, dalla castità, ma dentro queste tre realtà che comprendono la nostra vita vi è anzitutto il sì all'unico Signore, a Lui tutto appartiene. E mentre pensavo a questo, mi sono venuti in mente in questi giorni, ieri attraverso Francesco d'Assisi e poi riandando al nostro fondatore, due episodi che mi sembra spieghino in qualche modo cosa significhi questa consacrazione. San Francesco d'Assisi si dice che un giorno chiamò un fratello, Frater Ginebro, e gli disse: andiamo a predicare. Frater Ginebro, che non era uno che aveva studiato, si sentiva incapace di parlare, cercò di resistere, ma Francesco insisteva e allora disse sì. Lo seguì in quella giornata, prima passò ad aiutare una donna che stava portando un secchio d'acqua pesante, a servire dei poveri, a girare diversi luoghi di quel paese, di quella comunità, finché a sera, tornando a casa, Frater Ginebro chiese a Francesco: ma e quando predichiamo? Francesco d'Assisi gli risponde: abbiamo predicato tutto il giorno, fratello, attraverso la nostra vita. Che cos'è la consacrazione? È proprio questo: fare della nostra vita un dono totale a Dio. Io capisco che Nino, come i suoi amici che oggi sono qui con lui, pensi sicuramente: andrò a fare questo o quest'altro. Ognuno ha i suoi ideali per andare a realizzare una missione. Andrò nei gruppi mariani, andrò all'estero, farò questo, aiuterò questo o quell'altro. Ma anzitutto qui vogliamo ricordare che la prima chiamata è a essere interamente di Dio. Perché se la riteniamo soltanto una risposta a quelle che sono le nostre attitudini, i nostri sogni, corriamo il rischio nel percorso della vita di sentirci i padroni delle cose, i padroni come i vignaioli, i quali ritengono di diventare padroni e perciò andiamo ad uccidere il bene che Dio compie. Ecco perché anzitutto oggi è il richiamo e la scelta di Dio che il padre di Montfort ci aiuta ad esprimere con un'espressione a noi particolarmente cara: Dio solo, Dio tutto, Dio solo, in quel Dio solo che vi è, nel quale vi è l'espressione di tutta la nostra vita. E allora in questa spiegazione ho ripensato a un episodio del padre di Montfort, quando chiamato una predicazione particolarmente difficile in un ambiente che rifiutava quasi ogni cosa, egli, convocata l'assemblea, tutta la comunità raccolta in chiesa, si mise in ginocchio a guardare la croce. Si dice che quella predica fu una delle più fruttuose. Quando noi diciamo scegliamo Gesù Cristo nella compagnia di Maria, nella nostra congregazione si dice
Cristo sapienza incarnata, cioè Gesù crocifisso, come il tutto della nostra vita. E questo è il nostro compito e il tuo compito, Nino, in maniera particolare. Passa certamente la fatica della croce dalle regole, dalle costituzioni, dai confratelli che da oggi in avanti saranno la tua nuova famiglia. Passa dal sia Dio, il quale di te fa della tua vita l'annuncio, la predica che l'umanità intera può comprendere. Essa diventerà una vera predica nella misura in cui saprai testimoniare questa appartenenza a Dio con tutto te stesso. Sono le parole che dirai tra breve davanti a tutti noi. E pertanto, nel vivere questo momento di grazia, che segna, diciamo in qualche modo, con la prima professione di qualche anno fa, il momento tipico di una congregazione per un giovane, un uomo, una donna, che entra a far parte di quella comunità, lo ricordiamo proprio come un inizio. In altri passaggi, ve lo dirò poi alla fine, Nino sarà chiamato a compiere l'altro percorso, ugualmente importante, della sua vita, nel diaconato di un presbiterato, proprio portando nel cuore questa immagine, questo segno impresso che non è legato a un abito, anche se serve, ma è legato anzitutto a una scelta radicale e totale della vita. Andando a concludere, voglio pertanto ringraziare il Signore che in questo giorno ci ricorda che Egli, come abbiamo pregato poco fa nell'orazione, innesta germogli nuovi nella sua vita. È un germoglio, ve ne sono altri, sicuramente anche in altre vocazioni, ma questo germoglio nuovo è per noi gioia, proprio perché Dio ci rivela che non abbandona la sua vita. Ringrazio il Signore e ancora ringrazio la famiglia di Nino per questo dono fatto alla Chiesa, le comunità che l'hanno seguito, gli amici, i parenti, coloro che si sono fatti compagni di viaggio di Nino durante la sua vita, i suoi formatori, coloro che lo hanno accompagnato e che da ora in poi egli chiamerà fratelli, appartenenti alla stessa comunità in cui entra a pieno titolo per servire Dio con tutta la sua vita. Affido alla Vergine Maria, che oggi ricordiamo come la Beata Vergine del Rosario in questo mese di ottobre, la custodia di questo fratello, ma anche il segreto di appartenere a lei, perché abbia a portare in questo nostro mondo quella gioia e quella speranza che tutti abbiamo visto nel volto di Nino, la gioia di essere del Signore. Il Signore ti accompagni e ti benedica, sia davvero la tua pace e la forza nel suo servizio.
con la tua grazia prepara questo tuo figlio perché il fuoco dello Spirito Santo lo purifichi dal peccato e lo infiammi con l'ardore della carità per Cristo nostro Signore. Ora Antonino professa davanti a Dio e a tutti noi il proprio impegno di essere testimoni di Cristo come missionario confortato della Compagnia di Maria. Terminato questo atto di consacrazione definitiva al Signore, Antonino deporrà sull'altare il testo. Contempli sempre il Divino Maestro
e al suo esempio conformi la sua vita. Risplende in lui perfetta castità, un'obbedienza generosa, una povertà vissuta con letizia evangelica. Ti piaccia per l'umiltà, o Padre, ti serva docilmente, aderisca a te con tutto il cuore. Sia paziente nelle prove, saldo nella fede, lieto nella speranza, operoso nell'amore. La sua vita a te consacrata edifichi la Chiesa, promuova la salvezza del mondo e appaia come segno luminoso dei beni futuri. Sii tu per lui, Padre Santo, il sostegno e la guida, e quando comparirà davanti al tuo Figlio, sii tu la vera ricompensa, e allora potrà di essere stabile alla sua consacrazione. Confermato nel tuo amore, canterà anche la nuova carelle nell'assemblea dei santi, per Cristo nostro Signore. Antonino, ricevi il libro dell'amore e dell'eterna sapienza, opera del nostro santo fondatore Luigi Maria di Montfort. Dopo il Vangelo e le nostre costituzioni, questo libro sia per te regola di vita e luce nella tua ricerca di Cristo. Con l'aiuto della Vergine Maria, possa tu acquistare un giorno la divina sapienza che segna con il Padre e lo Spirito, che regna con il Padre e lo Spirito per i secoli dei secoli. Amen. Antonino, ricevi l'immagine del tuo Maestro crocifisso, scandalo per i giudei e follia per i pagani, ma che è per noi potenza di Dio e sapienza di Dio. Per la tua consacrazione religiosa, tu sei crocifisso al mondo con il Signore, per risuscitare con Lui e prendere parte alla gloria del suo regno. Ora Antonino va all'altare per la firma della pergamena. Grazie.
L'anima mia languisce e brama agli angeli del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine e il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Santificate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò beati i puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua gloria. Per tutti.
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
la comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di Dio, Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione finale, è tradizione della nostra famiglia confortata di cantare il Magnificat al termine di momenti significativi della sua vita. Uniamoci a questo ringraziamento. Fare da impegnarsi. Che cosa farà Nino adesso?
da stasera domani verrà affidato al suo nuovo superiore, che è Padre Luigi, quello che stava alla mia destra e che ha letto il Vangelo, e alla parrocchia di Ginusa. Qui ci sono alcuni rappresentanti che sono venuti a fare festa con lui per poterlo accogliere nella loro parrocchia, dove inizierà a prepararsi al diaconato e poi al presbiterato, collaborando con il parroco e con questa comunità. Quindi vi ringraziamo e state tranquilli che viene accolto, e vi vogliono già bene, non sono venuti numerosi, quindi per questo. Ecco, e poi Nino verrà ordinato diacono il 7 dicembre, è una domenica sera, a Ginusa, insieme a un altro suo compagno che è qui, Miro, che ha fatto la professione perpetua domenica scorsa a Zagabria, insieme a Nicola, che è qui davanti, verrà a sua volta ordinato diacono l'8 novembre, se ricordo bene, sì, e a Cristian, che non parlo qua, che sta da questa parte, verrà ordinato diacono il 15 di novembre a Verona. Vale, è tutto giusto, sì. E la vecchiaia si è perduta la memoria. Ecco, quindi pregate per questi nostri cari confratelli. Ce n'è un altro, Sarinco Peta, che sta a Zagabria, che lui ha fatto la professione perpetua domenica, e verrà ordinato diacono il 25 di questo mese. E anche lui, quindi, è un segno che Dio e i suoi germogli non li fa mancare. E naturalmente vuol dire che aspetta altre vocazioni, da qui tra voi, tra i giovani, i ragazzi, le ragazze. Sono tante le famiglie confortate, i fratelli, le suore, l'Istituto Secolare, i missionari di Maria e altri ancora, sono tante vocazioni. Quindi non è una perdita, è un guadagno in Dio tutto questo. Quindi preghiamo perché il Signore risvegli questo dono della sua Chiesa. Quindi grazie di nuovo a tutti. Poi compio un altro dovere a nome dell'Arcivescovo. Voi sapete che abbiamo fatto qualche cambiamento qui nelle nostre due parrocchie. Si pensava ci siamo, non ci siamo più, andiamo via, eccetera. Il Vescovo rinnova questa fiducia in noi, nei missionari confortani, i quali continueranno a svolgere questo servizio nelle due parrocchie. Ringrazio Padre Domenico, che lo prego là. Non ho fatto in tempo da ringraziarlo perché l'ha fatto ad agosto, e quindi un periodo dove siamo tutti un po' in giro per il servizio svolto fino a qui. E ora abbiamo avviato un cambiamento, cioè che cosa consiste? Il desiderio sin dall'inizio è di essere più comunità, perché non basta dire sono del Cielo, io sono del Carmine, io sono di San Giovanni, siamo Chiesa. Ecco, questo comporterà un percorso da vivere insieme. Quindi vi annuncio, dopo che ho chiesto ai due confratelli, che il 9 di novembre Padre Angelo, che sta qui dietro, qua, farà la presa di possesso della parrocchia, sia del Carmine come anche di Santo Stefano di Nicea, insieme a Padre Roberto. Definiremo meglio i compiti di questo servizio, perché se vogliamo costruire la Chiesa dobbiamo imparare noi preti prima a collaborare insieme. E sapete che non è facile, però dobbiamo imparare noi, e noi vogliamo vivere questo. Quindi ringrazio l'Arcivescovo, ha chiesto di farlo io questo intervento, questa presa di possesso. Quindi ci vedremo poi, definiremo meglio le modalità con i due parroci il 9 novembre per la presa di possesso, cioè per iniziare, anche se dal 1 ottobre è già ufficiale la nomina di tutti e due. Va bene? Quindi ci vedremo tra breve. Grazie a tutti, adesso riceviamo la benedizione e poi il Padre Roberto. Terminare questa festa
dopo essersi spiritualmente riempiti, vogliamo invitarvi nel salone parrocchiale per un semplice rinfresco insieme con Nino e la sua famiglia, subito dopo la benedizione. Grazie. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che ispira e porta a compimento ogni santo proposito, ti benedica, ti protegga sempre con la sua grazia, perché possa vivere fedelmente gli impegni della tua vocazione. E renda presso tutti i fratelli segno e testimonianza del suo amore. Egli perpetui nel cielo il vincolo di carità che ti ha unito sulla terra a Cristo tuo Figlio. E su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace.